Anniversario del Gay Pride a 20 anni, se dobbiamo fare un bilancio per i diritti civili, che cosa si è ottenuto? Abbiamo ottenuto molto poco, abbiamo fatto un po' di cultura, questa è l'unica cosa che abbiamo fatto, quindi abbiamo sensibilizzato la cittadinanza e ormai i cittadini italiani sono pronti e il Parlamento si dovrebbe adeguare e dare i diritti a tutti quanti. Niente, assolutamente niente, siamo uno dei paesi più retrogradi d'Europa. Stavamo aspettando la promessa di Renzi che nei primi 100 giorni avrebbe fatto qualche cosa per i nostri diritti, ma ancora stiamo aspettando. Renzi, dove sei? L'appello oggi è Matteo, mettici la faccia. Se dovessi fare tu un appello a Matteo Renzi, cosa gli chiederesti? Matteo, mettici impegno. Datti la mossa perché non se ne può più. Di cose ne ha promesse, anche grazie alla conoscenza diretta di persone omosessuali che hanno fatto pressione su di lui, e credo che questo sia importantissimo. Non ha il coraggio di fare una cosa del genere, mi sembra adesso, speriamo che ce l'abbia, visto che pare che piaccia. Ha qualcosa il Premier? Assolutamente no, sono sicura. Perché no? Perché non interessa niente, è interessata ad altro.